Senza storia il derby del litorale, la Dispoli vince contro una Promomedia Volley Group Ostia sottotono. È pesata tanto, troppo, l'assenza di Sara Vanno. Credo che dipenda da noi questo risultato, sicuramente poteva essere una partita più combattuta. E credo che ci sia stato un rilassamento un po' in generale, vista diciamo, la quasi matematica salvezza, quindi secondo me siamo entrati in campo con la testa un po' diciamo, in uno stato relà. Potevamo dare di più, sicuramente poteva essere una partita un po' più divertente. Ecco. Hanno giocato male, malgrado diciamo, non matematicamente siamo salvi, ma virtualmente invece non hanno reagito. È vero l'assenza di Sara Vanno, però io non voglio parlare di assenti, voglio parlare di presenti. È vero, l'assenza di Sara manca un punto di riferimento, ma questo non vuol dire che le piccole non abbiano dato qualcosa in più. È facile parlare, no, da fuori. Questo è un piccolo monito che faccio a loro, un piccolo rimprovero. Da fuori è facile. Oggi non ho giocato, non mi fa giocare. Quando giochi poi... Hanno fallito una possibilità. Sì, assolutamente. Non vorrei che questa virtuale salvezza l'abbia un po' scaricata, non lo so. Vediamo un po' un attimo. Sicuramente stiamo facendo i conti anche per il prossimo anno. Ci stiamo guardando intorno e stiamo valutando tante situazioni. Poi se qualcuno non vuole capire, problema suo. Io mi aspettavo qualcosa di più da Ostia. Però devo riconoscere che le ragazze oggi sono state molto attente a tutte le fasi di gioco e hanno espresso anche un ottimo livello di gioco. I colpi erano alti, il muro difesa era piazzato bene, quindi diciamo che sono molto contento, mi aspettavo di più da Ostia sicuro. Oggi non è una questione di giocato bene o male, è proprio non abbiamo giocato, quindi ci prendiamo gli applausi e i meriti quando le cose vanno bene, ci prendiamo le responsabilità quando non si gioca a pallavolo e così faranno le ragazze, perché insomma... Si va insieme a loro in campo, oggi è stata una brutta partita, sì, forse diciamo, quella sensazione di salvezza che comincia a essere percepita un po' ti rallenta, però per me è un pretesto perché a pallavolo si deve giocare sempre, sempre bene, sempre al massimo. Quattro giornate alla fine del campionato, ma la società è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Da Ostia per Canale 10, Valerio Nasetti.